Era scomparso nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre nella zona dell'Alto Lago di Como. Per lui si erano mobilitati tutti. Amici, parenti e concittadini. Ma per Luca Rivadossi, pastore di 25 anni, la vita aveva in serbo una tragica fine. Il giovane è stato trovato morto in un dirupo sui monti di Dosso del Niro, nella zona dell'Alto Lago di Como. Il cadavere del giovane è stato avvistato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco della zona, che stavano cercando il 25enne da ieri sera, quando è stato lanciato l'allarme perché non era rientrato in casa. Il giovane lavorava come pastore. Insieme a un altro pastore si trovava in alpeggio sull'Alpe di Camedo con il bestiame. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, il 25enne mercoledì mattina si è allontanato per andare a cercare alcuni animali del gregge che si erano allontanati. Punto quando in serata non è tornato, il pastore che era con lui ha dato l'allarme. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di mercoledì e giovedì. Sui monti di Dosso del Niro, sono intervenuti i vigili del fuoco, intervenuti con 5 squadre da Como, una da Milano, una da Sondrio e una da Bergamo, oltre al soccorso alpino e i carabinieri di Gravedona. Impiegati anche gli elicotteri. Le ricerche si sono estese a tutta la zona, in alcuni punti molto impervia, sia sul versante italiano sia sul versante svizzero, perché il punto in cui il 25enne era scomparso è a ridosso del confine. Il cadavere è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di giovedì 4 ottobre precisamente in località Alpe Bragheggio A1. metri di quota. Le ricerche del ragazzo sono state condotte anche dai tecnici della 19esima delegazione lariana del CNSAS, con SAGF Guardia di Finanza, carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto anche elicotteri della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco. Punto Rivadossi è morto dopo una brutta caduta. Forse non si è accorto del salto nel vuoto, forse tradito dall'oscurità. Per lui non c'era più nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato da pompieri e soccorso alpino non senza difficoltà.